Questa storia nasce proprio lì, in un territorio, in un terreno confiscato alla Camorra. Nasce dall'idea di rendere un posto pulito, quindi come far germogliare dal terreno confiscato, dal terreno dove, diciamo, la Camorra ha avuto origine, ha avuto nascita, ha avuto ricchezza da quel terreno, si pensa di far nascere qualcosa di buono, quindi sicuramente dei prodotti legati al terreno, al territorio. E cosa meglio di un caseificio poteva nascere? La nostra idea è quella, appunto, di far nascere una mozzarella sana, una mozzarella gustosa, piena del gusto della legalità, oltre che una mozzarella di alta qualità. Non ci accontentiamo di fare una mozzarella legata a ciò che significa lavorare su un terreno confiscato, ma deve essere una mozzarella che deve rispecchiare il suo territorio. Si è scelto di puntare sulla valorizzazione del prodotto più tipico del casertano, che è la mozzarella di bufala. In attesa della ristrutturazione del nostro caseificio, che sarà attiguo alla sede legale della cooperativa, ossia su un bene confiscato a Castel Volturno, io e l'altro socio casaro della cooperativa stiamo utilizzando uno stabilimento di produzione all'interno dell'azienda sperimentale agricola in Prosta, gestita dalla Regione Campania. Siamo nel pieno del nostro periodo di addestramento per poter iniziare a testare i nostri prodotti caseari sul mercato. Quindi in questo momento stiamo cercando di perfezionare le nostre competenze per arrivare ad un prodotto qualitativamente eccellente e poter garantire uno standard qualitativo del prodotto nel corso del tempo. Io sto facendo un'assistenza tecnica ai ragazzi, facendo una formazione di tutta la filiera della tecnologia della mozzarella di bufala, dal primo aspetto dell'igiene, delle tecnologie, del tipo di latte che si lavora, il tipo di caglio, i tipi di coagulazione. Quindi portiamo tutto il prodotto dall'inizio alla fine, fino al confezionamento, poi si va a valutare anche. Facciamo anche delle prove di degustazione se la mozzarella ha i requisiti giusti, quindi i ragazzi stanno facendo questa formazione su tutto il processo della mozzarella di bufala. Lessi l'annuncio di questo bando di concorso per la realizzazione di una cooperativa sociale sulle terre confiscate. Tentai, feci una prima selezione presso la provincia di Caserta e mi chiamarono a fare questa selezione presso l'azienda in Prosta di 3 giorni e scoprì un mondo completamente diverso, qualcosa di veramente molto molto affascinante. Nello specifico le attività della cooperativa Le Terre di Don Peppediana riguarderanno la coltivazione di terreni agricoli e la gestione di un caseificio. Vogliamo spendere il nostro lavoro per cercare di valorizzare sempre di più le tipicità del nostro territorio e cercando di coinvolgere anche i soggetti sani che possano diventare nel futuro i nostri partner. Questa esperienza mi sta aiutando moltissimo, anche grazie alla grande collaborazione di ANFOSC, che è un ente che si occupa di fare consulenze presso i caseifici emergenti e mi sta dando la possibilità di imparare nuove tecniche sempre più aggiornate sulla lavorazione della mozzarella e anche di altri latticini freschi.
questo dal mio punto di vista è un riscatto verso il nostro territorio e sul riprenderci ciò che è nostro fondamentalmente, distruggendo in qualche modo la camorra. Dobbiamo rendere grazie alla Regione per questo grande aiuto che ci dà. Io mi occuperò proprio della piazzare la mozzarella, lasciatemelo dire, nel senso che è una mozzarella che ha un grosso valore sociale, una mozzarella buona, ma che dovrà trovare degli interlocutori locali nel territorio. Partiamo in un momento di crisi. La cosa sembra scontata e banale, ma se non c'è l'entusiasmo e non c'è la voglia di metterci del proprio in questa impresa, non faremo strada. Quindi tantissimo entusiasmo.